Ciao ragazzi, oggi nuovo video challenge con il mio gruppo di amiche Plumbob Land. Siete pronti? Sigla! Allora ragazzi, la challenge di oggi consiste... No. Allora ragazzi, la challenge di oggi si chiama Interior Designer Challenge. E praticamente abbiamo preso spunto dal Game Pack e abbiamo deciso appunto di creare questo giochino tra di noi. Cioè praticamente dovevamo interpretare una volta la parte dell'interior designer, una volta invece la parte della cliente. E devo dire che quando me l'hanno proposto le mie amiche subito, sì, cioè, è la mia challenge, è mia. Quindi assolutamente strafelice di fare questa challenge, anche perché devo dire la verità, nella scorsa io veramente mi sono divertita come una matta. Non so voi, infatti fatemi sapere nei commenti se avete qualche challenge in mente, qualcosa di carino, qualcosa di, non lo so, di matto, qualcosa che avete in mente che non avete mai visto soprattutto. Mi raccomando, scrivetelo nei commenti, perché noi siamo aperti a fare qualsiasi cosa e naturalmente avere degli spunti esterni anche da parte vostra è utilissimo. Quindi ragazzi, vi spiego, io oggi vi faccio vedere la stanza che, cioè, creiamo insieme la stanza che ci ha descritto Alice Helix, che è la mia amica, sempre ciao. La descrizione dice questo: mi piacerebbe avere una stanza stile contemporanea unicornosa con tanto di pastello. In questa stanza mi piacerebbe avere una postazione per fare i video e uno strumento musicale. Mi piacerebbe avere una cosa comoda per rilassarmi sotto la finestra. Amo i mattoni. Arredatrice, sono nelle tue mani, sorprendimi. Troppo carina. Tra l'altro, questa volta, cioè, è capitata questa cosa bellissima, che a me è capitata la stanza di Helix e ad Helix è capitata la stanza mia. Quindi bellissima questa cosa. Mi raccomando, poi sotto in descrizione vi lascio i link di tutti i canali di tutte le mie amiche, quindi potete andare a sbirciare un po' le altre challenge. Intanto andiamo insieme a vedere la stanza che mi ha mandato appunto Helix, che noi dovremmo arredare. Allora ragazzi, io ho appena, cioè a me è appena venuto un dubbio. Ho messo la stanza, ma se vedete bene, se leggete bene, qui Alex ha scritto camera da letto, ok? Però nella descrizione non parla di una camera da letto, perché dice, mi piacerebbe avere una stanza stile contemporanea unicornosa con tanto di pastello. In questa stanza mi piacerebbe avere una postazione per fare i video, uno strumento musicale, cosa comoda per rilassarmi sotto la finestra, amo i mattoni. Ma non mi dice è una camera da letto. Non lo so ragazzi, io sono un po'... sono confusa. Allora, intanto vediamo la camera. Comunque la camera non è piccolina, cioè diciamo che io ho fatto case di queste dimensioni, quindi non è proprio piccolina questa camera. Allora, io direi che a sto punto possiamo provare a fare una camera da letto che abbia quelle caratteristiche che ci ha descritto Helix. Non lo so ragazzi, incrociamo le dita, perché abbiamo appunto questo indizio che c'è scritto camera da letto e io la creo come camera da letto. Speriamo bene.
Comunque, questa è la planimetria della camera da letto che ci ha dato Helix. Ragazzi, io comincio con lo speed build e poi ritorniamo qui insieme. Thank you.
ragazzi, la stanza è questa, abbiamo finito. E adesso faccio la foto e la mando alla mia cliente, che sarebbe Alex. E poi vi metto lo screenshot della sua risposta, così vediamo un attimo cosa ne pensa la mia cliente. Nella descrizione diceva che ama gli unicorni, quindi gli ho messo un wallpaper con gli unicorni e questo sticker con l'unicorno. Poi diceva che appunto voleva una postazione per fare dei video, quindi gli ho creato questa bella postazione con due schermi dove poter fare i video in santa pace. Poi diceva che le piacciono i colori pastello, quindi comunque ho usato qui un po' di colori pastello, anche qui, diciamo, più o meno ci siamo. E uno strumento musicale che è questa, la chitarra. Ci ho messo anche l'amplificatore e il pedalino, quindi top. Va bene ragazzi, per oggi abbiamo finito, io mi sono divertita tanto come al solito. Siete... uffa. Se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuta la stanza e la challenge, mi raccomando mettete un mi piace, scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al canale se non ancora vi siete iscritti e per aiutarmi a sostenere il canale potete condividere il video, non solo questo, tutti i video che ho fatto finora naturalmente. Quindi mi raccomando, io intanto vi mando un bacione ciccione e ci vediamo la prossima volta. Ciao!